Radio Base. A Radio Base un graditissimo ospite, il maestro Mario Lavezzi. Buongiorno e benvenuto. Ciao a tutti, benvenuti, ben trovati voi. Maestro, noi oggi siamo qui a Casa SIAE in Piazza Colombo, nella piazza nel cuore pulsante di Sanremo, per la presentazione del suo libro. La vita bussò perché a me, come fa a tutti, no? La vita mi ha dato delle grandi gioie e me le ha tolte, compreso il fatto di quando avevo un gruppo di studenti, si chiamavano i Trappers, oggi va il Trapper Rap, no? Si chiamavano i Trapper già nel 63. Nel 63 i Trapper, lei ha anticipato i tempi di un bel po', devo dire, maestro. Sì, ma tutto arrivava da una striscia, un fumetto, che si chiamava Black Macigno e i Trappers. Capito? Io da quel gruppo studentesco sono entrato nei Camaleonti, quindi per me già a 18 anni entrare in un gruppo che era già di grande successo, pensavo che la vita fosse veramente un'autostrada luminosa, ah, che meraviglia. Peccato che 2 anni e mezzo dopo, 18 anni, arrivi ai 20 e mezzo e ti dicono: allora c'è la militare e te tocca, devi andare. E io ho dovuto lasciare i Camaleonti per andare a fare il servizio militare. Puoi immaginare, no? Già sapevo che a differenza di Morandi, che ha fatto il militare, no? Però giocava su se stesso, quindi quando è tornato non è cambiato nulla, no, anzi il militare gli ha dato una popolarità forse in più, no? Di uno che compiva che il proprio dovere per la patria. E poi era anche giusto, quindi immagino che anche lei sia stato al di là di tutto contento di fare il servizio militare. Sì, però voglio dire, vi ha tolto praticamente un lavoro, no? Però da quel tormento ho capito poi, successivamente, che grazie a quel tormento che io sono diventato un compositore, perché proprio mentre ero a militare ho scritto la prima canzone della mia vita, il primo giorno di primavera, no? Grande successo di Dick, ha fatto 1 milione di copie e quindi voglio dire, domanda che ho fatto a me stesso è: ma se fossi rimasto dei Camaleonti, sarei diventato quello che poi sono diventato, un compositore? No. Quindi lei mi sta confermando che non tutti i mali a volte vengono per nuocere. Volevo concludere con questo, hai concluso tu. Quando veramente ci capita qualcosa, che non so, il tormento può essere anche l'innamoramento, poi si scopre, l'ho capito anch'io, innamorato di una persona, che non era quella poi giusta. No? Quella giusta è arrivata dopo. Mia moglie, se non mi sono mai sposato, non ho mai convissuto prima, nonostante avessi avuto un rapporto, lo sapevano tutti, per cui poi Mario, tu me lo chiedi, no? Con l'ordine per te. Io, voglio dire, ho conosciuto mia moglie, avevo 36 anni, capito? E ho detto, questa è lei. No? Io le chiedo adesso, ad oggi, lei, oltre la famiglia, di cosa è innamorato? Posso dire, è banale dirlo, però della musica che devo fare? No, non credo sia banale, maestro, lei ci insegna e con la sua storia ci insegna. No, proprio non ce la faccio. Io, dal primo lockdown in poi, per esempio, non abbiamo rovinato il nostro rapporto, fortunatamente, con mia moglie, proprio perché io la mattina la passavamo insieme, poi io pomeriggio andavo nel mio studio, no? E devo dire che comunque con Mogol abbiamo scritto dal primo lockdown a oggi 7 canzoni nuove che le pubblicheremo nel momento in cui tutto si ricomincerà, no. Quindi lei mi sta dicendo che appena saremo pronti lei e Mogol darete al mondo 7 nuove canzoni, una più forte dell'altra, da sicuro. Già l'ho fatto anche con Lorenzo Vizzini, un altro giovane, cioè un autore che ha dato 8 canzoni, ha dato 0 nel suo trittico che ha fatto ultimamente, piuttosto che 8 a Ornella Vanoni, con me ha scritto le canzoni. Bisogna dare spazio anche ai giovani. Lei, questo festival, so che lo sta commentando con qualcuno. Con chi lo sta commentando? Con chi ha visto ultimamente il festival? Ah, l'ho visto con Ornella Vanoni, ho postato anche una qualcosa. L'abbiamo vista. Cioè, voglio dire, abbiamo partecipato a un duetto, ho detto, no? Partecipo a Sanremo con un duetto, però dal divano di casa. L'abbiamo commentato, come si fa sempre, no? Per carità, è una cosa che si fa, però delle cose che abbiamo apprezzato, altre meno, come sempre, insomma. Al di là del giudizio proprio sugli artisti, è un festival dal grandissimo successo e lo dicono proprio i numeri. Ma io credo che sia dovuto al fatto che ho notato che sul palco
non c'era niente di imbastito, cioè di tutto preparato, di un po' confezionato, ma grazie proprio ad Amadeus, no? È come se fosse stato liberato, no? Era come stare a casa di qualcuno, no? di quelli che stavano vedendo la televisione, no? Quindi succedeva tutto al momento, era molto spontaneo tutto, capito? Anche il fatto che ieri sera Gianni Morandi insieme a Jovanotti si siano esibiti nuovamente, nessuno lo sapeva, credo che sia stata un'idea del momento, quindi è vero, è stata un po' tolta quella patina di formalità che c'era, che c'è sempre stata, a vantaggio di una spontaneità che a quanto pare serve. Spontaneità, la verità paga sempre. Lei ha parlato tanto dei giovani, io so che c'è anche un progetto che la riguarda proprio riguardante i giovani. Ma riguardante i giovani, io ho un progetto sostenuto proprio anche da SIAE, no? Perché io Mogol, ricordiamoci, abbiamo una nostra età, no? Se io sono presidente del Consiglio di Sorveglianza, lui presidente della SIAE, non lo facciamo per noi. Noi ci stiamo impegnando soprattutto per le nuove generazioni, no? Perché diciamolo tutti, lo dirò domani anche il parterre dove mi hanno invitato di Maravenier. Parliamo proprio della differenza che c'è tra quello che abbiamo avuto noi come grandi possibilità, no? Ai tempi appunto degli anni 60, 70, 80, dove la discografia era una delle industrie che tiravano maggiormente rispetto alle altre. Si è andato il titolo di Baronetti ai Beatles perché avevano fatto salire il PIL dell'inglese, capito? Grazie ai dischi che vendevano, capito? E allora purtroppo allora veramente le etichette discografiche nascevano come i funghi, perché si vendeva il fisico. Oggi per i giovani, lo dico per i giovani autori soprattutto, no? 1000 streaming valgono un euro, ma non per gli autori, un euro per tutti gli aventi diritto, soprattutto i proprietari del master, no? Perché in quell'euro c'è l'8% che va a SIAE e quindi è diritto d'autore e ci sono gli editori e tutti gli autori. Allora, se ne fai praticamente un milione valgono 10.000 euro. Che effettivamente, paragonati forse al mercato che lei mi raccontava degli anni dei Beatles, è poco. Ma quindi lei crede che la digitalizzazione è pochissimo? Lei crede che la digitalizzazione della musica quindi sia uno svantaggio e che quindi oggi ci siano effettive meno possibilità per i giovani autori e cantanti? Per i giovani autori sicuramente sì. Allora, noi siamo riusciti ad ottenere il governo ha approvato la legge sulla direttiva europea sul copyright e dovremo fare delle battaglie. È evidente che comunque qui i grandi provider che fanno trilioni di dollari, no? Grazie ai nostri contenuti, compresi i tuoi, tu sei autore, no? In questo momento, no? E io tu autore televisivo, come radiofonico. Anche lei, siamo due autori in questo momento, stiamo generando del materiale in questo caso. Dei contenuti che tu metterai in rete, no? Okay. È inammissibile che per ogni visualizzazione si paghi 0,007 centesimi a visualizzazione, no? Mentre loro fanno trilioni di dollari, capito? Ci vuole un ricco compenso, soprattutto dato che comunque la nuova tecnologia ha rivoluzionato tutto, ha cambiato il mondo. Capito? Tutto, no? Quindi voglio dire, ma gli autori, senza gli autori, senza di te, senza gli autori televisivi, senza gli autori di televisione, esisterebbe il Festival di Sanremo? No. È vero, perché lei sposta l'attenzione su qualcosa, ed è importante questo, che nessuno considera. Si parla tanto dei cantanti, ma forse si parla troppo poco degli autori. Quindi questo suo messaggio credo sia davvero importante, davvero molto molto importante. E so che lei ci tiene particolarmente agli autori, ma in generale agli artisti giovani, perché so che è impegnato anche in vari progetti proprio riguardanti loro. Sì, proprio questo Campus Band che io ho fatto, no? A me è venuto in mente proprio dal gruppo studentesco di cui parlavo prima, i Trappers, no? Perché noi facevamo il Gonzaga Show, il Feltrinelli Show alla fine dell'anno scolastico o anche a ridosso di Natale, tutte le scuole organizzavano degli show studenteschi, il campus, no? Okay. E allora ho detto, perché non diamo una possibilità agli studenti che sono appassionati di musica, ma non gli studenti soltanto delle scuole superiori e università, anche quelli che fanno corsi di musica, no? Che è il conservatorio, no? Al quale il vincitore gli diamo la possibilità di avere il primo mattoncino, quindi il loro inedito pubblicato con video relativo
in termini professionali, e che può andare, c'è Radio Z che sostiene, ma adesso c'è anche un grande investitore di Milano che mi ha chiesto perché non si può fare un'operazione con l'NFT. Sapete l'NFT? La nuova frontiera della tecnologia, direi, che tra l'altro sta salendo tanto anche in quotazione in quest'ultimo periodo. Esatto. E vuole praticamente fare del contest per ogni finalista, dare un NFT, poi il finalista vincitore, diciamo quello assoluto, riceverà il premio che ha messo in piedi il palio. Comprerà le due borse di studio. Sono due borse di studio, una per frequentare il CPM del grande Franco Mussida, PFM, no? E uno invece per frequentare la scuola di Mogol, no? Il CET. Per cui, sai, voglio dire, è così, no? Si impara. Allora, io credo, e lo consiglio a tutti i giovani, bisogna far gavetta, ragazzi. I Maneskin, no? Suonavano nelle strade, no? E lì è una gavetta pazzesca, impari tanto. Ed è così che si fa successo. Non si fa per caso. No? Non è, per caso si può, sì, farlo anche, ma poi dura poco. Maestro, lei ci ha dato una grande lezione oggi, perché poi ci ha parlato di PFM, di Mogol, di Mario Lavezzi, quindi lei. Nomi illustri che non sfruttano solo per se stessi il loro sapere, ma lo cedono e lo concedono ai giovani. Questo credo sia davvero il messaggio più bello che si possa lanciare a chi guarderà questo video. Ma io credo di sì. Faccio anche un esempio. Gli autori di una canzone, non faccio il nome del titolo, della canzone. Ho sentito una canzone davanti a Sanremo con un riferimento a un, diciamo, a una canzone straordinaria americana, no? Un riferimento armonico, no? Ho detto, cavolo, guarda, bravi, bravi, perché anch'io, per il giorno di primavera, il mio punto di riferimento, cioè, diciamo, la mia ispirazione è nata perché con i Camaleonti avevo fatto L'ora dell'amore, di Procol Harum, no? Dove c'era una canzone che era costruita, diciamo, nella parte strumentale iniziale, poi cantata strumentale. Così come era successo per Edith Dick con Senza luce, no? Poi The Shadow of Pearl, no? Quindi, però, è ascoltando le canzoni anche di altri che ti viene l'ispirazione, che poi non è che devi fare il plagio, e non è un plagio, capito? È completamente diverso, però ti nasce qualcosa sentendo, cioè istruendoti, sentendo molta, molta musica, perché ricordiamoci come un ingegnere deve fare corso, no? Deve andare in università a imparare e culturizzarsi, altrettanto un musicista deve fare altrettanto, capito? Cioè, quando, se parliamo di Battisti, parliamo di me, parliamo di Pino Daniele, parliamo di tantissimi, hanno avuto dei gruppi, no? Campioni, no? Battisti, io con i Trappers, proprio vicino, finale Ligure, noi suonavamo 6 ore insieme a Teocoli anche, noi suonavamo 6 ore per sera, dalle 9 alle 2 del mattino, ok? Si iniziava dalle 9. Ma in un locale, per strada? Club. Ah, okay. Club di finale Ligure, ok? E io ho trovato una scaletta ultimamente, 260 canzoni, perché tu dovevi fare tre lenti, tre veloci. In una serata, 200... Oddio. No, due serate, perché dovevi magari cambiare, la sera dopo dovevi cambiare qualcosa. No? Dovevi imparare come era suonata una canzone, come era arrangiata, come era cantata, come era scritta, no? Ok? Lì anche inconsciamente, tu facendo la cover, ma impari, ragazzi, imparate, andate a sentire anche quelli che sono i classici, il famoso catalogo, è da lì, i Maneskin sicuramente. Si sono sentiti i Foo Fighters, no? No? I Green Day, no? Hanno imparato da lì, capito? Ma si dice spesso, per andare avanti e per costruire il futuro è necessario conoscere il passato, altrimenti non si va da nessuna parte. Credo sia sempre vero questo, nella musica e nella vita. Hai detto una cosa che sembrerebbe banale, ma è la verità. Maestro, io la ringrazio per il suo tempo, ancora in bocca al lupo per tutti i suoi progetti, perché quando bussa la vita è sempre bello. Grazie. Anche oggi, no? Siamo qua per fare questa cosa, perché no? Grazie maestro. Grazie a voi.
Radio Base.